Sei stata in Inghilterra. Quando sei stata? Perché sei andata in Inghilterra? Perché sei tornata? Mi racconti un Sono po' quel periodo? andata come tutti per imparare l'inglese 3 mesi e sono invece poi rimasta 3 anni. Poi pensavo di aver. In quei 3 anni lavoravo in sviluppo per Media e per Miramax, cioè leggevo le sceneggiature e avevo poi fatto già un corso in gestione delle imprese cinematografiche, quindi volevo sapere anche come funzionava l'aspetto dietro la produzione creativa. Dopo 3 anni sono tornata e ho insistito tanto per fare una prima esperienza su un set grande. Sono stata fortunata perché con la mia poca esperienza che avevo sono entrata in produzione in un film meraviglioso che si chiama Il talento di Mr. Ripley. Era una enorme macchina artistica e produttiva. E poi lì ho incontrato quello che poi è diventato mio marito che lavorava al film ed era inglese, quindi sono tornata in Inghilterra. Sono stata tanti anni, ho lavorato in produzione lì tanto e poi sono tornata invece in Italia perché poi mi sono divorziata e quindi sono tornata lasciando, diciamo, le mie radici emotive lì. Ma nel mio primo periodo lì, quello prima del talento di Mr. Ripley, avevo cominciato a lavorare come assistente al montaggio per corti, lavoravo come fonico, no, come boom operator. Siccome io non ho una preparazione cinematografica, ho dovuto ricominciare un po' tutto da capo e ho fatto l'assistente in quasi tutti i reparti per costruirmi in maniera amatoriale la mia preparazione appunto cinematografica, perché io sono una laurea in economia internazionale, cioè in scienze politiche internazionali, economia internazionale, e la mia vita andava verso quella che poteva essere una carriera diplomatica, un lavoro in un'organizzazione internazionale. Poi invece è cambiato tutto e quindi ho dovuto reimparare per non tornare a scuola. Ho preferito fare l'assistente per molti anni in vari reparti, tranne fotografia, e per riuscire poi a fare le mie cose. E quanti anni avevi? Pochi. Cioè, quanti anni avevo? Ho iniziato che avevo 23 anni dopo la laurea. Il passaggio com'è stato? Cioè, nel senso, da quei 3 mesi ai 3 anni, come ci si arriva? Ah, perché a parte era il paese che io avevo scelto, mi piaceva, lo amavo, lo amo tuttora, e l'Italia è il paese che amo perché ci sono nata, e l'Inghilterra, diciamo, il Regno Unito era il paese che al tempo avevo scelto. Perché lo amavo da sempre, non so, sono quelle cose poi istintive, sin da piccola, mi ricordo che, vedi questo, che ero molto molto piccola e vedi questo film che si chiamava Quadrofinia, dove c'è anche Sting, era un film sui mods, i rockers, tutte le lotte, diciamo, anni 60, i mods con le lambrette, e istintivamente decisi io di andare a vivere lì, no? Il passaggio è stato perché stavo bene e i 3 mesi sono diventati 3 anni perché appunto avevo cominciato ad andare a tutti i workshop cinematografici, facevo lavori in cortometraggi, ho fatto un corso in un'accademia breve ma intensa e divertente in un'accademia che si chiamava Panico Workshop, che era l'accademia dei Monty Python e Terry Gilliam, e quindi lavoravi ed imparavi con tutte le persone che avevano fatto il loro set. Era stata piano piano, sono periodi che si costruiscono piano piano, poi forse dopo ne puoi raccontare la storia, ma lì perché era tutto istintivo, andavo avanti, facevo la babysitter, facevo lavoretti, facevo l'assistente al montaggio, appunto l'assistente fonico, il fonico, poi produzione, piano piano. Stando fuori dall'Italia, hai capito qualcosa di più di questo paese? Di più, non lo so, sicuramente dopo tanti anni frequentando tutte persone che non sono del luogo a cui appartieni di nascita, impari a vedere il tuo paese da fuori, tutto qua. Cioè, c'erano delle cose che io davo per scontate o sulle quali non riflettevo, che sentendo i commenti di persone che abitano in un altro posto e hanno una visione del tuo paese completamente differente dalla tua, impari a vedere anche il tuo paese con gli occhi di un altro, con gli occhi di persone che non sono italiane. E fa bene, perché ci sono delle cose che noi non notiamo, come sicuramente non notano i francesi per i francesi, gli inglesi per gli inglesi, e che saltano all'occhio se senti parlare anche di cinema o di letteratura
di quelle cose da una persona che sa molto meno di te, del tuo paese e che ha una visione completamente differente. Quindi è come se ti si apre un'altra porzione di sguardo nei confronti del tuo paese, della tua cultura, della produzione cinematografica, letteraria o musicale. Quello Un mi ha esempio. aiutato molto. Fammi un esempio. Ti faccio un esempio. Mi ricordo che al London Film Festival, che era un posto che ho frequentato tanto, e quindi quando poi sono tornata con Fiore Gemello è stata una grandissima emozione, dopo un film italiano che parlava di Moro e delle Brigate Rosse, io ero semplicemente al bar a fare la fila e sentivo i commenti degli spettatori che erano in sala con me. Certe cose che per me erano ovvie e scontate, perché conoscevo molto bene quella storia. Per loro erano rimaste misteriose, cioè due signori si chiedevano ancora se Moro fosse vivo o no. Quindi spesso, ma questo lo fanno tutti, soprattutto quando si parla di storie della propria cultura e del proprio paese, si danno scontate molte, si danno per scontati molti elementi che in un prodotto come quello cinematografico invece non si possono dare per scontati perché si deve in qualche maniera immaginare che la persona che è seduta nel cinema di Birmingham, per esempio, debba capire indipendentemente dalla conoscenza del contesto culturale o meno. E quello mi ha aperto gli occhi. Per questo il mio, diciamo, timido e umile tentativo quando scrivo è sempre quello di chiedermi: ma la signora che fa il pane a Colombo in Sri Lanka, questa cosa la capirà che non sa niente della mia cultura? Ed è poi diventata una piccola ossessione. Poi non è detto che uno ci riesca scrivendo ad avere questa visione, no, così aperta, però è una domanda che io mi faccio sempre. Poi dovrò imparare a rispondermi e a fare in modo che quello che scrivo venga poi capito da tutti, però è una domanda che mi pongo sempre. E durante il percorso che hai fatto in Inghilterra e dopo, perché poi nel frattempo hai fatto anche dei corti, prima ancora di riuscire ad arrivare a fare un lungometraggio, dentro di te sentivi che qualcosa sarebbe successo, che qualcosa sarebbe cambiato? Questa è una questione molto controversa. Io sono sempre andata avanti, e questo è anche molto personale, sempre andata avanti pensando all'hic et nunc, volendo arrivare ad un obiettivo, ma cercando di guardare sempre l'oggi, no? Quindi non è nell'odio che lui mentre casca dice so far so good, so far so good, fino adesso è andata bene, fino adesso è andata bene. Un pochino, perché sai, quando uno ha un grande sogno, a volte il sogno quando è grande ti può bloccare per continuare a sognarlo. E il consiglio che mi è stato dato quando ero molto giovane è stato proprio questo: fino ad oggi l'ho scampata, fino ad oggi l'ho scampata, e con quell'oggi diventano anche 10 anni. Perché personalmente, ma credo che poi possa succedere anche a tante altre persone, quando si ha un sogno così grande, il sogno può schiacciare la capacità di realizzarlo. Almeno per me. E quindi ho sempre cercato di andare avanti senza neanche farmi affliggere, no? Dalle paure altrui. È difficile, non ce la fai, è un ambiente complicato, sono tutti raccomandati. Non ho cercato di non ascoltare mai queste cose. Sono un inguaribile ottimista e questo mi ha aiutato. Ho sempre pensato, vabbè, oggi è andata male, domani. E poi mi sono anche sempre data le colpe della non riuscita delle cose. Non ho mai pensato al sistema in marcia e non ho preso questo fondo. Ho pensato che forse non ho presentato una cosa che era all'altezza, quindi riproviamo. L'ottimismo mi ha sempre aiutato in tutto, nel lavoro, nella vita, negli ostacoli che ti mette la vita, tipo una malattia, una perdita. Diciamo questo, non ci ho mai pensato. Ci penso adesso e cerco di mettere insieme una risposta di media intelligenza, perché in realtà non ci ho mai pensato, quindi adesso mi ci fai pensare te, però credo l'atteggiamento sia sempre stato questo. Adesso forse è la domanda fatta nel momento sbagliato, però tra un film e l'altro, tra un lavoro e un altro, di solito ci sono dei momenti di pausa, dei momenti di riflessione, dei momenti di stop, Momenti tendenzialmente. di panico, non avrò mai idea, No, non non lo so riuscirò a se sono di panico. pensare a niente. No, per me sì, non Ah, ho più idea. ok, infatti la domanda era tu come li vivi? Come la vivi No, quella pausa? ma li vivo bene perché io poi lavoro tanto, io ho una figlia che ho cresciuto da sola, ho tante cose da fare e per esempio una delle cose è l'insegnamento, faccio tanti workshop agli attori che mi aiutano tantissimo anche nella scrittura, nell'approccio con l'essere umano che è importantissimo nel mio lavoro.
E chiaro che alla fine di un film sei un po' dissanguato e pensi non avrò mai più un'idea per un altro film, e poi dopo una signora cammina per strada, attraversa, gli cade una borsa piena di arance, e da quell'immagine ti viene in mente forse una piccola storia che puoi cominciare a sviluppare. A proposito dei workshop per gli attori, quando ho letto più volte che quando tu devi fare il casting per i film, per i tuoi film, devi scegliere gli attori, tu fai dei laboratori. Mi spieghi cosa sono questi laboratori, in cosa consistono? No, devo dire, questo dovresti chiedere agli attori con i quali ho lavorato, che ho provinato. Devo dire che i miei provini sono spesso lunghissimi, ma lunghissimi, e diventano dei micro laboratori. Infatti, nell'ultima serie di provini che abbiamo fatto, il casting, quando uscivano gli attori, diceva: vabbè, adesso però pagate il laboratorio, no? In fondo al corridoio a destra. Perché mi piace conoscere la persona che ho davanti, perché spesso i provini sono molto complicati, soprattutto per i giovani, per i ragazzi che arrivano con 4 pagine imparate a memoria e non sanno né cosa c'era prima né cosa c'era dopo nella storia né chi sono. Capisco che sia un salto in un baratro. Quindi con loro costruisco la storia, devo capire chi ho davanti, perché non tutti sono uguali, non tutti hanno le stesse reazioni, la stessa paura, lo stesso coraggio. E parto da una considerazione per me importantissima: non sono io a provinare l'attore, il provino è per entrambi, cioè ci proviniamo insieme, io devo capire se sono la persona giusta per tirare fuori il meglio dall'attore che ho davanti, non è una sfilata di quarti di bue, tu sì, tu no, tu bello, tu magro, tu grasso, non è per me. Per questo faccio dei provini che distruggono i miei poveri casting, perché durano normalmente 4-5 ore di più di quello che loro pianificano, e cerco di fare molti approfondimenti, perché il provino è per entrambi. Sono in grado io di tirare fuori il meglio da questo attore, riusciamo a lavorare insieme? E questo io lo dico sempre, soprattutto ai più giovani, poi tu sai che io lavoro solo con insomma, la maggior parte di cose che faccio è con i ragazzi, quindi è una ricerca che si fa insieme. Poi faccio proprio dei laboratori, che sono laboratori di pancia, no? Non ho la presunzione di essere un'insegnante di recitazione, ma sono laboratori in cui ci si mette alla prova. Molto spesso sono improvvisazione, qualche volta su testi che proviamo a vedere da più punti di vista, no? A volte i ragazzi vengono con delle cose che stanno studiando e che magari uno sguardo esterno può rendere semplicemente più semplice, no? Capire. È sempre un incontro, no? È un Ma quindi lanciarsi. cioè, gli fai delle domande personali oppure gli chiedi di leggere delle cose, gli chiedi cosa gli piace, cioè come funziona? L'insulto, ne le dico di ogni, ma comunque li faccio ridere. Certo, perché è un processo è un palleggio tra me e a volte magari un commento fatto da me, che sono un esterno X alla loro vita, può essere utile, proprio perché sono esterna, ma credo di essere una persona che ha molto a cuore, no? Un rapporto empatico con gli altri. E quindi lavoriamo così, come simpaticamente, come dei cialtroni che cercano il meglio insieme, ma lo fanno col cuore. Mi sembra sbagliata? Ma sicuramente 1.000 volte. Ho sempre amato gli attori che ho scelto. C'è sempre un forte innamoramento, una forte gelosia dopo, ma è normale per me, perché il modo di lavoro, sicuramente il mio mestiere si può fare in tantissime maniere. Esistono registi molto razionali che calcolano e studiano prima, esistono quelli più intuitivi, esistono quelli più arrabbiati, quelli più tristi. Faccio parte di una categoria molto di pancia, se vuoi, e quindi cerco il mio metodo con i ragazzi. Non credo di essere già in un punto della mia carriera o della mia vita in cui io possa dire io ho il metodo. Cerco con ogni volta con le persone nuove un metodo, perché ogni essere umano nuovo con cui lavoro, sia un attore che un caporeparto, un membro della crew, necessita un rapporto diverso, un linguaggio diverso. E quindi questa ricerca è forse la cosa che io amo di più di questo lavoro. Parliamo adesso della Bella Estate, che è il tuo ultimo film. Partendo dall'esterno, dal contorno, cioè mi interessa molto sapere come sei riuscita a ricreare gli anni 30. Cioè, com'è stata fatta? Che foto avete visto? Quali sono state le vostre reference, i vostri punti di riferimento?
Tanto il testo meraviglioso di Pavese è sempre La Partenza, che descrive questa Torino deserta, no? Questa Torino bellissima, dove questi ragazzi così giovani escono a fare una vita, no? Da adulti, perché quando l'ho letto la prima volta ho pensato come erano avanti, no? Perché si parla tutta di tutti i ragazzi 17, 18, 19, 20 anni. Personalmente, la mia preparazione è sempre fotografica. Quindi, per esempio, ispirazione principale Man Ray, Leslie Miller, le foto di Bresset della notte di Parigi, che però non era così differente da Torino, e quindi Kudelka, la fotografia, cioè, la mia libreria è tutta di libri di fotografia. Meno i film, perché è ovvio che già noi siamo imbevuti di cultura cinematografica e finiamo per copiare qualcuno senza rendercene conto. Quindi, nella preparazione di un film, sono le immagini che mi colpiscono e anche mi suggeriscono poi delle scene. Io, da una foto, penso a come sviluppare una scena, o una foto mi fa venire in mente una possibile scena da scrivere in un film. Poi, per la bella estate, ci sono stati due film che ho amato molto, che ho guardato e riguardato soprattutto per la recitazione di De Sica, che recita in questa maniera così moderna rispetto ai suoi contemporanei. Sono film girati tra il 36 e il 38, che sono uno è Gli uomini che mascalzoni e l'altro è Con le commesse di Camerini. Ed è un personaggio, per esempio, che io ho, di cui ho parlato molto con Nicolas Maupas. Gli ho detto: guarda quest'uomo come recitava rispetto agli altri attori in maniera così moderna, così fresca. In più, quei film sono stati una grande fonte di ispirazione per il modo di vestire, camminare, parlare. E ci sono degli omaggi nella Bella Estate. E uno è un bellissimo omaggio che mi ha fatto lo scenografo Giancarlo Muselli e l'arredatore Marco Martucci: la cucina di Ginia e di Severino è una riproduzione della cucina degli Uomini che Mascalzoni. E invece la scena della vasca da bagno di Ginia, io l'ho chiesta, poi non se ne è parlato più, e poi un giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto: vieni a vedere, e mi hanno ricostruito la vasca identica della foto di Leslie Miller, dove lei è nella vasca e quella inquadratura è ripresa da quella foto che io amavo tanto e che dicevo allo scenografo: ma si può fare, siccome quando fai questi film che sono a budget molto piccolo, non tutti i tuoi desideri possono essere avverati. Io volevo riprodurre quella foto in un'inquadratura, perché era una foto che io amo molto, ed è questa donna, ed è Leslie Miller, che era la donna di Man Ray, diventata prima la sua modella, poi è diventata una fotografa anche lei, incredibile. E c'è questa foto bellissima di lei tutta rannicchiata in questa vasca, e mi hanno ricostruito la vasca. Quindi ci sono degli omaggi a delle cose che ci sono servite per la ricerca e che abbiamo molto amato, sia io che gli scenografi. Meravigliosa quell'inquadratura, adesso mi ci ha fatto pensare. Mi ricordo che quando vidi il film, appunto, rimasi un po' stranito dal fatto che appunto questa vasca era piccolissima. Guarda, le vasche erano piccolissime perché erano così, ma soprattutto perché per me era importante raccontare questo corpo che cresceva e non veniva contenuto. Quindi c'è un'immagine in cui lei si specchia intera in uno specchio piccolissimo. E lo specchio non riesce a contenerla. La stessa cosa è la vasca, perché in quell'età in cui si cresce il corpo fa delle domande, ha delle richieste molto più forti di quelle che poi il pensiero può contenere. E un po' il gioco era questo: il corpo di una donna, giovanissima donna che esce dall'adolescenza e entra nella maturità, vuole essere visto, amato, toccato, ammirato, e quindi esce dai contenitori. E in questo caso sia la vasca che lo specchio sono stati fatti proprio più piccoli per raccontare questa esplosione di un corpo che comincia a voler uscire dai propri limiti. Ti interessava essere accurata nella ricostruzione storica di quella della Torino degli anni 30? Mi interessava molto essere accurata, ma mi interessava più che quel racconto non creasse un distacco con il pubblico, soprattutto quello giovane, perché ho sempre sperato che i giovani guardassero questo film perché parla di loro e ne parla in maniera universale, non per le mie capacità cinematografiche, ma per il racconto di Cesare Pavese. La richiesta che è stata fatta a costumi, a scenografia, e con i quali ho lavorato in maniera meravigliosa,
e ho nominato gli scenografi, lo scenografo che è Muselli e il redattore che è Martucci, ma la mia costumista Cristina La Parola, anche lei mi ha seguito in questa richiesta. Raccontiamo una storia anni 30. Raccontiamo una storia che parla di una ragazza che potrebbe essere una ragazza del 2023. Io ho chiesto a scenografia e costumi di portarmi tutto quello che degli anni 30 usiamo oggi e non sappiamo neanche che è degli anni 30. Quindi le polo, gli zoccoli, quelli per le donne, quelli svedesi, quel tavolo piuttosto che quella sedia, di modo che siamo accurati, ma siamo molto vicino al moderno, al contemporaneo, perché quelle cose fanno parte della nostra vita e non sappiamo neanche che sono degli anni 30. E questa cosa è stata esaudita e poi abbiamo cercato di alleggerire, per esempio, tutto quello che sai, la gelatina sui capelli degli uomini, i grandi rossetti, per cercare di portare l'anima degli anni 30 senza tradirli ad un pubblico che è abituato a quel tipo di estetica e non si rende conto che è un'estetica anni 30. Quindi la volontà era proprio questa, di essere precisi, no, nel contesto, ma anche di cercare di essere contemporanei senza tradire gli anni 30. Gli anni 30 sono una fucina meravigliosa, sia da estetica, sia dal punto di vista del costume che dell'arredamento, che della musica, e quindi è stato anche divertente fare questo gioco. Le case erano vere case, erano dei set ricostruiti, le strade, la neve mi interessa molto, cioè quell'aspetto tecnico, come è stato realizzato? E come ti ho detto, questo è un film molto piccolo, molto piccolo. Esatto, per questo mi interessava. Torino intanto si presta moltissimo perché è una città che ha della contaminazione, ma non tanta come altre città, una città molto elegante, una città che ha degli scorci che sono rimasti intoccati, no? E la casa di Gini e Severino è stata ricostruita, era una vecchia casa distrutta, abbandonata, forse occupata, non so, cioè, abbiamo trovato dentro qualsiasi cosa quando siamo entrati e l'hanno ricostruita. Gli altri ambienti sono ambienti invece originali che abbiamo solo adattato, tipo il bar, che è il bar Plappi, un bar storico di Torino, il bar degli artisti. Per quanto riguarda l'atelier, io ho visto moltissimi atelier di pittura, ma ho pensato che questi ragazzi potessero essere degli squatters ante litteram. E quindi c'è questo palazzo di fine Ottocento abbandonato e loro se ne occupano, no? Occupano questo palazzo. Infatti ha tutte queste patine, queste scrostature sulle scale, perché si sono impossessati di un posto esattamente come si fa ora, dove non va nessuno. L'atelier invece di sartoria, quella è una bellissima casa Liberty totalmente vuota, che la scenografia ha ricreato con un atelier. Mentre l'esterno è un altro posto, col corridoio di vetro dove corre Regina, che io mi sono innamorata appena l'ho visto e volevo assolutamente che fosse l'atelier e la volevo vedere correre dentro al vetro, quella è l'ospedale di una caserma, che poi uniamo invece agli interni della Villa Liberty, che è l'atelier in sé. Anche quello è stato poi pulito e arredato dalla scenografia, ma intorno erano tutte case, cioè intorno c'erano tutte le dormitori e la caserma, quindi è solo quello spicchio, che è un ospedale, mi sembra, del 110. Però io l'ho visto e mi sono innamorata perché per questo film volevo vetro in metallo, queste trasparenze tipiche di quegli anni. E per quanto il budget ci ha aiutato, insomma, fino a dove ci aiutava, siamo riusciti. Poi, insomma, questo è un film fatto anche dalla produzione con molto amore perché è piccolo, piccolo, piccolo. Rispetto alla storia della femminilità che viene raccontata nel film, molto spesso capita purtroppo che nel racconto della femminilità nei film negli ultimi anni si cerca di semplificare il discorso ad un discorso di empowerment o di sottomissione. Nel tuo film invece non è così, non è semplicemente i personaggi, i protagonisti della Bella Estate non sono semplicemente sottomessi a un sistema e non sono semplicemente gente che cerca di autoconfermarsi, un po' una via di mezzo, un po' più reale, diciamo. Come ti rapporti? Come cerchi di ricostruire quel tipo di raccontare quel tipo di femminilità? Partendo ovviamente dal presupposto che in questo caso si sta parlando di un film tratto da un libro. È strano quando
In contesti come questo ti fanno delle domande che richiedono delle risposte o totalmente istintive o una rielaborazione razionale che può durare anche 6 ore. Io credo che nel nostro mestiere quello che mettiamo in scena e quello che vediamo sullo schermo non tradisce chi siamo. È molto difficile che tu non riesca a vedere la persona che c'è dietro un film, anche se racconta una cosa molto lontana da sé, anche se racconta uno script di un, scritto da un altro. La costruzione della Bella Estate intanto è partita dalla scelta di amare un libro come quello, che forse fra i racconti di Pavese è il meno compiuto, no? Va molto a salti, però ci sono delle emozioni dentro le pagine fortissime. Accettare questa sfida che mi è stata proposta dai produttori, e incredibilmente avevo letto il libro solo 3 mesi prima, quindi è stata anche una coincidenza, è già il primo passo del desiderio di quel tipo di racconto. Non ho fatto un pensiero razionale su come raccontare l'empowerment o la sottomissione di un genere, in questo caso quello femminile, ma ho cercato di trovare in quel personaggio e in quella storia datata 1938, tutto quello che è comune, in questo caso essendo io una donna, a quel personaggio, a me, alle mie amiche, alle persone che conosco, ho pensato alla mia nonna, ho pensato a mia figlia, cercando di tessere un filo rosso che unisce tutte queste esperienze di un vissuto che è stato a me vicino. E quindi tutte esperienze simili di donne anche diverse fra loro che potevano essere riraccontate in un unico personaggio che è quello di Ginia e allo stesso tempo quello di Amelia, che è l'altra faccia di Ginia. Ginia è lo spirito della natura e della campagna, ed è la libertà che si ritrova, no? Dopo un grande dispiacere, e Amelia rappresenta la città e la città che è una trappola, come diceva Pavese, la città ti dannerà sempre, quindi il desiderio della città di cercare una libertà, e quella libertà si trova solo nella natura, ergo l'incontro di queste due donne. Io l'ho voluta leggere così, perché il tema molto importante in Pavese è quello fra campagna e città, che ho cercato di riportare fortemente anche nella Bella Estate, dove sicuramente la provenienza dei due fratelli di Ginia e Severino è molto chiara, però magari il tema è più forte in altri racconti che non nella Bella Estate. Quindi ho voluto rirappresentare, mettere in scena, no, questo tema molto importante per Pavese, sia visivamente, no, con gli animali, gli alberi, che insomma io amo molto ritrarre, sia con i due personaggi femminili che mi ricordano tante donne che ho conosciuto, tante donne che ho studiato, e sono due facce della stessa medaglia. Quindi anche lì c'è stato un amore e un istinto molto forte verso le cose che mi piacciono e che conosco, e la razionalizzazione è stata per forza posteriori. Quindi è sempre almeno per me, è sempre un processo molto naturale, molto organico, è sempre il puzzle. Cominciare a vedere un personaggio che è scritto da un grandissimo autore, la paura di affrontare un grandissimo autore, i ricordi che quel personaggio ti riporta in superficie, che sono delle donne che tu hai conosciuto. Quindi prima ho pensato alle mie nonne, poi ho pensato al contrario, cioè a mia figlia. E così, in questa maniera molto naturale, molto naturalista, io arrivo a comporre quello che è il mio lavoro. Poi non ti saprei spiegare di più, forse è l'aggettivo che mi si addice di più, è naturalista. Io vado anche Lavori molto molto all'istinto. istintivamente. Molto sì, non ti dico che sia una cosa buona, sono sicura che ci sono registi che nel sentire questa affermazione avrebbero la pelle d'oca, però io ti posso raccontare solo del mio percorso. È un percorso molto istintivo, di grande ricerca, no? E tutti quegli elementi che poi io ricerco vengono fuori insieme, da soli, chi ha più forza, chi meno forza, ed è un processo molto naturale, molto, molto semplice. E invece mi racconti una tua estate? Ti racconto una mia estate. Io vivo d'estate, io sono del Cancro, quindi d'inverno muoio e d'estate, tutte le estati sono una rinascita per me. Io amo moltissimo
Io amo moltissimo l'estate, cioè è un'avventura che dura da tutta la vita. Raccontamene una di cui non mi ricordo. Ma sai che te ne potrei raccontare tantissime, ma ti posso raccontare un'estate, l'estate in cui mia madre ha smesso di mettermi le mutande in testa invece di un cappello. Cioè, era questa abitudine familiare che mi ha creato una serie di complessi e vergogne infinite, perché quando ero piccola io, cioè, prendevo tutto, cosa che faccio anche adesso: calzini, scarpe, cappelli. E quindi in spiaggia c'era questo rito della mutanda o del costume in testa, che veramente, se non mi ha dato carattere quello, non me lo può dare nient'altro. Finché un'estate sono opposta, perché credo ormai avessi 10 anni, e quindi dico: no, ho 10 anni, basta questa umiliazione pubblica. E me la ricordo come una grandissima vittoria. E da adolescente com'eri? Che Era un gatto selvaggio. senso? Vengo da una famiglia che aveva delle regole molto forti, diciamo severe, no? E quindi è stata tutta un'adolescenza di ribellione, però era una ribellione che aveva una doppia faccia, perché ero brava a scuola, no? Ero rappresentante di classe, stavo lì, mi scrivevo i racconti, poi ne facevo di ogni. Però mantenendo una traiettoria, no, impeccabile, che era quella in vista, quella più superficiale, poi scappavo la notte, saltavo scuola, ne facevo di ogni. Non si direbbe, però è così, ero punk, ma dentro nell'anima lo sono ancora, sono rimasta, anche se uno non lo direbbe. E con i tuoi amici invece? Con i miei amici tanti. Ho avuto una vita bellissima, piena di affetti, piena di amici. Sono sempre stata estremamente socievole, estremamente. La ricerca dell'altro era l'atterraggio su un pianeta tutto da scoprire. Quindi ogni amico, ogni conoscenza era un pianeta da esplorare, da scoprire, era un mondo da capire. Ed era soprattutto un metodo per conoscere se stessi, cioè tradurre i sentimenti e le emozioni interiori di un altro aiutava e mi aiuta tuttora a capire anche i miei, no? Quindi gli amici sono come dei traduttori. E non so chi, mi sembra Ungaretti, credo sia Ungaretti che diceva in una poesia: amico, la vita è l'arte dell'incontro. E assolutamente per me è così. Forse questa è la cosa che mi caratterizza di più, sia quando ero adolescente, giovane, sia quando ero infante, e adesso. Adesso ho un po' meno tempo, però è vero, la vita è l'arte dell'incontro. Se la vita è l'arte dell'incontro e nei film si racconta, cerchi di raccontare ciò che hai attorno, soprattutto racconti l'adolescenza. Che rapporto hai con tua figlia? È stata adolescente e adolescente adesso? Mia figlia tra poco compie 19 anni, quindi credo che ormai siamo proprio al limite, no, dell'adolescenza. Sai, per un genitore è diverso, però devo dire che mia figlia, oltre ad essere una grande fonte di ispirazione, e lo è stata, Virginia, è anche una grande fonte di spionaggio industriale, nel senso è per me la chiave d'accesso a un mondo che io amo molto e che, chiaro, l'adolescenza di adesso è diversa dall'adolescenza che ho avuto io, è diversa dall'adolescenza delle persone che le persone hanno avuto 10 anni fa, no? È un momento di grande cambiamento per tutti, cioè c'è un alieno dentro di te orrendo che vuole uscire, quell'alieno è l'adulto, quindi non può non fare male, essere squarciati da una cosa nuova che dentro vuole uscire, che è l'unica cosa che sono riuscita a dire a mia figlia. Non so se è stato un buon consiglio, perché è abbastanza terrorizzante, però è così, no? C'è una cosa dentro di te, un alieno che vuole uscire, e quell'alieno è l'adulto. Quindi il processo non è indolore, però l'adolescenza è l'età che io preferisco raccontare, perché intanto poi ho scoperto che Pavese la descrive, no? Anche lui dice: l'adolescenza è l'età che più a lungo, la gioventù, l'età che più a lungo è vissuta dentro di noi, e quindi è quella che conosciamo meglio, e in un certo senso siamo sempre giovani.
no? Ho trovato questa cosa scritta da Pavese che ovviamente ha sposato totalmente quello che per me invece era un istinto, l'istinto di studiare un'età e di essere vicino ad un'età in cui hai un grandissimo alleato al tuo fianco, che è il futuro, no? Che poi diminuisce piano piano man mano che cresci, quando sei così giovane il tuo grande alleato è il futuro, è tutto quello che puoi fare o non fare. All'età piena di terrore e di anticipazione, di emozione. E quindi io non so come posso, come sono stata con mia figlia nella sua adolescenza. È chiaro che poi arrivano tutta una serie di preoccupazioni che un genitore ha, che è diverso da un osservatore o un narratore. Però ho cercato di usare tutto quello che avevo studiato, tutte le osservazioni, tutti i ragazzi che avevo incontrato, rovinato, anche, diciamo, nel ruolo più importante della mia vita che è quello di madre, che è molto più importante di quello di regista. Quindi ho dovuto no, prendere tutte le informazioni che avevo, tutti i racconti che avevo anche sentito dalle centinaia di ragazzi che incontro per il mio lavoro e cercare di usarle anche come termine di paragone e di comprensione per mia figlia. Quindi spero di non aver fatto un lavoraccio, ma tanti genitori sono lì per traumatizzarti. La famiglia è lì per traumatizzarti, l'importante è che non ti dia gli stessi traumi che hai ricevuto, allora vuol dire che si è fatto un passo avanti. Invece il rapporto con tua madre com'era? Facciamo entrambe le facce della medaglia. Mia madre è un personaggione. Io ho una Oltre a grandissima. metterti le mutande in testa, dico. No, lascia perdere, ma mia madre è una donna molto forte, molto intelligente, molto simpatica. E che è stato sempre il contrasto con la quale ho avuto sempre un rapporto fra contrasto e ammirazione. Era un contrasto con lei, ma la ammiravo molto. Mia madre è stata un grande soprano e quindi i cantanti d'opera, anche mio padre è stato un grande tenore, i cantanti d'opera hanno una personalità che in inglese si dice larger than life, no? Perché comunque hanno questa voce incredibile che sembrano dei supereroi, no? Perché è quasi una qualità disumana, no? Avere quella voce. E sono sul palcoscenico, sono legati ad un ritmo musicale che non possono perdere mai, un attore di prosa può prendere le proprie pause, un cantante d'opera no. Sono fortissimi e fragilissimi perché passa un raffreddore perché crolli tutto. Ecco, io e mio fratello a casa ne avevamo due, non uno. Quindi anche lì, cioè la tua infanzia è sicuramente peculiare. E vivi in un mondo che è come vivere fra due tori potentissimi fatti di cristallo. La musica ha avuto una grande influenza per me perché è stata la compagna di tutta la mia infanzia. La odiavo perché portava via i miei genitori fuori, la amavo perché comunque faceva parte della nostra vita, no? Sin dai primi giorni. Quindi, devo dire che mia madre oggi, da 87 anni, è ancora la persona che mi dà, soprattutto nell'ambito del lavoro e dell'espressione artistica, i consigli più concreti e più forti. E quindi è sempre per me una grande possibilità di discorso, di richiesta, di aiuto, di confronto. Sono fortunata perché, insomma, è una donna estremamente lucida, no? Forte e soprattutto ha vissuto molto intensamente, molto anche seriamente tutta la sua vita. E quando ho bisogno dell'ultima parola, consiglio, devo dire che è una grande consigliera. Rimaniamo nell'adolescenza. È diverso, visto che soprattutto ne parli nei tuoi racconti, è diverso amare in adolescenza rispetto ad amare nell'età adulta? Perché? Dipende che persona sei. Per me no, uguale, perché io amo sempre come un adolescente, quindi non è cambiato niente, non ho imparato niente in tutti questi anni, non ho imparato le lezioni della vita, quindi amo con lo stesso slancio. No, è ovvio che non è la stessa cosa, perché l'esperienza poi qualcosa ti deve insegnare. Personalmente io ho esattamente lo stesso slancio, che è anche il mio problema più grande, ma
Quel tipo d'amore lì è poi quello è indimenticabile, no? Si dimenticano tanti amori intermedi, ma quello adolescenziale è molto difficile perché ti lascia l'imprinting per tutto il resto della vita, per come amerai. E mi ricordo che c'era un film bellissimo, però non mi ricordo il titolo, un film americano, sempre, la storia di un adolescente che si innamora di una ragazza che lo prende un po' in giro e sta anche con un altro, e alla fine lui va a cercarla e apre la porta, vede l'altro. E capisce che deve andare, ma prima di andare la guarda e la ringrazia dicendole grazie per essere stata la prima ad avermi spezzato il cuore. E lì per lì sembrava una cosa così semplice, invece è una cosa su cui ho pensato e ripensato tante volte, è vero, no? Come ti spezzano il cuore a quell'età farà di te la persona che sarai sempre. E quindi in realtà quella frase messa lì in un film semplice, carino, un indie americano di cui non ricordo il titolo, invece la diceva molto lunga, no? Su quello che poi è il resto della tua vita dopo che ti hanno spezzato il cuore per la prima volta. I tuoi personaggi, quando si innamorano, sembrano rafforzarsi nell'unione con l'altro. Succede con il fiore gemello, succede nella bella estate. Però magari vuol Perché dire tu anche ridi con essere. le mie animazioni, hai visto Sugar Love, No, non li ho visti quelli di animazione. anche quello, l'amore li rafforza. No, assolutamente, l'amore è la forza più grande, no? Perché è la condivisione, che per me è un elemento della vita fondamentale. Non serve a niente avere, ottenere o perdere le cose, i sentimenti o le persone se non puoi condividere quello che hai avuto, perso o celebrato. Quindi la condivisione è tipica dell'amore anche amicale, ma dell'amore tout court, dell'amore per sé. E quindi sì, certo che uno si rafforza. Ma in questa condivisione c'è una parte di fragilità? La condivisione è fragilità, perché condividi anche la parte più oscura di te, la parte più debole, e mostri il fianco rischiando che venga inferto un colpo. La bellezza della condivisione, la fragilità e il terrore che hai poi sia di perderla che di essere tradito. Cosa non ti piace di quell'aspetto lì? Di quella fragilità? Quella fragilità mi piace tanto. Quello che non piace a me, ma che non piace a nessuno, è poi quando quella condivisione, quella fragilità e quell'emozione di avere una cosa ma di poter perderla tutti i giorni finisce. La fragilità è bella no, mentre esiste perché è un'emozione costante di cadere da un precipizio. E quando finisce, anche se prima la temevi, perché vivevi sempre col cuore in gola, quando finisce non hai più il cuore in gola, è forse il momento più. È il momento più triste, no? Di un essere umano, almeno per me. Avere paura di perdere una persona è una sensazione meravigliosa. La perdita di quella paura è poi veramente la grande ferita. Più che la perdita della persona, ma la perdita di quel terrore che tutti i giorni poi ti dà la gioia, no? Di essere ancora vivo. Alleggeriamola un po'. Torniamo, facciamo Fiore Gemello, che è un film che io ho amato tantissimo. Guardando quel film, mi sembra di vedere, mi immagino un gruppo di persone, che è la troupe, camminare, camminare e poi fermarsi in un posto quando vedono che il posto è bello. E a me. Esattamente così, 5, 4, 10 disperati in questo viaggio in quella terra meravigliosa che è la Sardegna, che è il parco giochi di ogni regista, perché la Sardegna ha il mare a destra e poi le saline a sinistra e poi un po' più là c'è una montagna, quindi come tu punti la cinepresa hai un mondo completamente diverso. E poi ha queste grandi sacche di posti deserti dove non incontri nessuno, che è meraviglioso. Io penso che se uno fugge deve fuggire in un posto alla periferia no, della civiltà e delle città e quindi non incontrare nessuno. E la Sardegna offre questi lunghi cammini pieni di meraviglie naturali dove noi poi abbiamo girato il film, che è stato anche molto improvvisato. Quello, se La Bella Estate era un piccolo film, diciamo che Fiore Gemello era un film inesistente a livello di budget. È stato
non è stato fatto con un low budget, è stato fatto con un love budget, cioè è più sotto del low budget. Però io ho avuto una troupe magnifica che mi ha seguito ovunque, che aveva delle grandi idee sul momento. Abbiamo cercato i ragazzi per tanto tempo e poi ho trovato i miei due ragazzi ideali. E Khalil, che interpreta Basim, era arrivato 6-7 mesi prima su un barcone dalla Costa d'Avorio, parlava quello che parlava di italiano è quello che dice nel film, quindi è stato anche un processo meraviglioso riuscire a capirsi. Io avevo fatto 12 lezioni di francese e lì era finita. E quindi lui rappresentava proprio la verità di chi è appena arrivato e a me interessava vedere dove andava, no? Da dove veniva, lo vediamo, vediamo gli arrivi. Però poi non sappiamo mai dove finiscono questi ragazzi così giovani. Allo stesso tempo, Anastasia, che interpretava Anna, aveva questa forza della natura dentro, era un gatto selvaggio, e poi scopre che anche lei è un'immigrata, cioè che lei è arrivata a 4 anni dall'Ucraina, su un camioncino, è arrivata in Italia. Mi ricordo che mi raccontava che la prima cosa che disse a sua nonna a 4 anni fu: ma fa troppo caldo in questo paese. Quel viaggio lei ce l'aveva dentro, esattamente come lui, no? Ed entrambi scappavano da qualche cosa. E, con il direttore della fotografia del film, che è stato un alleato enorme, Ferran Paredes, che aveva fatto il mio primo film, che era il primo film per entrambi, cercavamo i posti e ci venivano le scene. Cioè, la geografia del posto ha dettato moltissime scene. E la geografia in cui si inglobavano quei due ragazzini e come giocavano, lui giocava sempre con le pietre a calcio, quella è diventata una scena del film. Io mi ricordo che Ferran un giorno venne da me correndo dicendo: devi venire a vedere questo posto, è meraviglioso, ci dobbiamo girare qualcosa. Dico: sì, ma che ci giriamo? Cioè, e vado a vedere questo campo da calcio abbandonato. E lì immagino questo ragazzo avere la partita della sua vita, come se fosse nello bicalcio, come se fosse lo stadio più importante del mondo, come se lui fosse lì con 20.000 persone e gioca questa partita per poi rendersi conto che invece è completamente da solo, in mezzo a un campo con 2 reti rotte, e quella è la scena in cui lui gioca. Poi tu facciamo un omaggio a Antonioni, no? La partita di tennis senza palla, noi facciamo la partita di calcio senza palla, e ho lasciato libero l'attore. Quella scena, che è una delle mie preferite del film, è un ciak. Un solo ciak. Questo materiale così scomposto, improvvisato, amato, e poi è andato nelle mani, credo, del miglior sarto che io conosca, che è Paola Freddi, la montatrice, che ha riscritto il film. Questo film è stato totalmente tessuto e riscritto, no? Con Ferran, se c'erano degli animali, gli aironi, le libellule, lo trovavo chino sull'acqua che passava ora a fare le libellule, perché sa quanto per me è importante rappresentare quel mondo invisibile, soprattutto in una storia come quella, dove i nostri protagonisti sono invisibili al mondo, fanno parte di quel sottobosco come gli insetti, no? Nei boschi, che tu non vedi, ma sono fondamentali nel ciclo della vita, sono parte di un racconto che rimane sempre all'arte. C'è stata tanta riscrittura in montaggio, c'è stata tanta riscrittura sul set, tante cose che non erano nella sceneggiatura, tante, perché io seguivo i ragazzi. Quando non lavori con gli attori devi anche molto seguire quello che succede. E ogni tanto loro facevano delle cose meravigliose, e perché fargli seguire la sceneggiatura se quell'improvvisazione era più bella? Stata Certo. fortunata, quello è stato un film molto libero, molto, molto libero. Sono stata fortunata perché ho avuto dei partner eccezionali di viaggio, appunto Ferran, Paola, Francesco Cerasi, che fa le musiche per tutti i miei lavori. E, sei libero, abbiamo praticamente lavorato gratuitamente, sai, quella libertà è un po' come il primo amore adolescenziale, sarà molto difficile ritrovarla. C'è qualcosa che manca rispetto al tuo film ideale, a quello che ci avevi in testa prima quando sei partita? Di Fiore Gemello? No, assolutamente no, sono molto più contenta di quello che ho fatto, di quello che avevo pensato. Fiore Gemello l'ho scritto nel 2003 e l'ho girato nel 2017, questo ti dice la mia testa dura. Io quel film l'avevo scritto per i flussi migratori che venivano dall'Albania, i protagonisti erano due ragazzi con i capelli rossi, e l'avevo scritto per Elio Germano.
che era questo ragazzino giovanissimo che arrivava dall'Albania. Come vedi, poi cambia la provenienza del flusso migratorio, ma il problema non cambia. Quindi, quando io feci Fiore Gemello, che c'era tutta la diatriba sui salvataggi in mare, e la cosa che mi sono sentita dire più volte è come è contemporaneo questo film, racconta questo momento. È vero, racconta questo momento, io l'ho scritto 17 anni fa, 14 anni fa, quindi vuol dire che quel momento ha cambiato viso, ma non è veramente cambiato. E questo mi ha colpito molto. Io ho avuto la fortuna di fare il film in maniera appunto molto libera, molto empatica, pieno di errori, però quegli errori fanno anche parte del cammino. Però è un film onesto, non vuole essere niente di diverso da quello che è. Ma secondo me questo dice molto anche innanzitutto della tua istintività, che è quello di cui parlavamo prima, e anche del voler raccontare delle storie universali, perché secondo me la storia di Fiore Gemello, così come quella della Bella Estate, sono storie che hai scritto magari appunto nel 2003 e l'hai girata nel 2017, ma potevi scriverla nel 1900, non so che, nel 1970 e girarla poi 10 anni dopo e sarebbe stata comunque contemporanea e attuale, quindi... È un grande complimento, grazie. Prego. E invece il rapporto con Mitras, il personaggio di Basim, un po' mi hai già risposto, però qual è stato il tuo approccio con Khalil, col tuo attore? Allora, intanto l'approccio è stato prima la ricerca, perché ho ripreso questo film in mano nel 2015. E ho detto no, questo, io lo devo fare questo film, no? Sta lì e continua a chiamarmi e ho cominciato, e comunque io mi sono sempre interessata a tutto ciò che è appunto l'adolescenza, la migrazione, l'adolescenza del mio quartiere, come l'adolescenza che arriva, no? Da migliaia di chilometri, e proprio e soprattutto il futuro, no? Dove si dirigono le persone che in questo momento hanno 16, 17, 18 anni. Ho cominciato a fare ricerca, ho cominciato a fare tanti incontri sia a Roma e poi a Cagliari. Ho intervistato forse 200-300 ragazzi, ognuno mi ha raccontato la propria storia ed è per questo che quando ho visto il film di Matteo Garrone, che trovo bellissimo, ho rivissuto tutti quei racconti. Tutto quello che lui mette in scena in maniera così sublime, no? Mai voyeuristica, ma sempre con un rispetto, no? Per il dolore, per il viaggio, sono racconti che ho sentito 200 volte. Essere appesi nelle prigioni in Libia, essere mutilati perché non si chiamano i propri genitori, perché quelle chiamate sono richieste economiche che le famiglie non si possono permettere, e le ossa nel deserto di quelli che non ce l'hanno fatta. La gioia della partenza, perché ovviamente il nostro mondo è tutto collegato, cioè, e tutti i social raccontano di un mondo magnifico, no? Al di là del Mediterraneo, e quindi perché non provare? Ecco, il film di Garrone ha riportato tutti quei racconti che ho sentito, quindi la sceneggiatura poi andava formandosi secondo i racconti che sentivo, che erano tutti molto, molto simili. Quando Khalil, che ha fatto un provino eccezionale, che addirittura è venuto a fare il provino con gli oggetti di scena, perché lui invece è scappato per fare l'attore, perché era quello che voleva fare, o il calciatore. Comunque, la maggior parte dei ragazzi ti racconta e dice: sono scappato perché volevo fare il calciatore. Quasi tutti. Solo un ragazzino di 15 anni che venne a fare il provino con la cravatta mi disse: io sono scappato perché voglio fare il guidatore di camion. No? Perché i camion europei sono i più belli del mondo, un ragazzino meraviglioso. Quindi Khalil lesse poi la sceneggiatura, che era stata tradotta in francese, e mi disse: Laura, ma questa è la mia vita, tranne la prostituzione. Ha detto: questa è la mia vita, come fai a saperlo? Ho detto: Khalil, perché questa è un po' la vita di tutti voi, perché quel tragitto a delle tappe molto dure, che dai racconti che ho sentito segnano il viaggio di tutti voi, soprattutto quelli, i ragazzi più giovani. Poi è una cosa che faccio sempre: ho adattato come un sarto la parte, quindi il vestito, all'attore che avevo davanti. Questo suo desiderio, sempre questo suo passatempo di giocare a calcio con le pietre,
con pezzettini di legno. È diventato una parte fondamentale del personaggio. Lui gioca sempre a calcio e quando l'ho mandato in bar con Anastasia per fare un po' di amicizia, gli hanno visto un biliardino. Lui non aveva mai visto un biliardino in vita sua. Ha giocato con Anastasia e un giorno io lo faccio portare nel set. Quando lui ha visto il biliardino del set, c'è una scena dove lui è super entusiasta, perché era la seconda volta nella sua vita che vedeva un biliardino, ma non l'avevo avvisato prima. E quindi tutti i tratti di Khalil sono diventati i tratti di Basim. E così per Anna questa sua reticenza è un po' la fierezza di Anastasia. Quindi questa sua fierezza, questa reticenza, questo suo modo di camminare e di guardare sono diventati i tratti che io ho riscritto e cucito intorno a un personaggio che nella sceneggiatura era molto più giovane, era proprio una bambina di 14 anni, e quindi mano a mano che andavamo avanti si adattava anche agli attori che avevo trovato, che sentivo avessero una grande forza. Dimmi tu, cosa stavi dicendo su Francesco Lo? Ah no, che Francesco Lo, perché adesso l'hai menzionato perché hai visto forse, non so se l'intervista che mi ha fatto da casa sua o quella, la classifica dei 10 film, no, secondo lui, più belli del 2019, è un critico cinematografico che devo ringraziare perché ha sempre espresso un grande entusiasmo nei confronti del mio lavoro e a volte serve, sai, perché la paura e le critiche negative, i dubbi. E poi c'è una persona che non conosci invece che è così entusiasta del tuo lavoro e quello che lui ha scritto per me è stato molto importante ed è una persona che devo ringraziare molto. No, ma poi tra l'altro sembra, oltre che essere un bravo critico, sembra anche una persona squisita. Quindi Francesco, cioè, ti ho scritto, se vuoi rispondermi, magari vieni intervistato. No, però dicevo, io ho conosciuto il film grazie a lui, grazie a questa sua menzione. E lui, nella sua classifica, dice una cosa che poi io ho riscontrato nel film, ed è una cosa che trovo verissima, cioè finalmente in Italia abbiamo una regista o un regista che riesce a girare una scena di sesso. E la fa bene. La scena in Fiore Gemello è meravigliosa, ma al di là di quella scena lì, poi nelle varie opere il sesso ritorna, la sessualità, la scoperta della propria sessualità su Nudes, nella Bella Estate c'è una bellissima scena di sesso. E mi interessava perché poi durante la conversazione ne avete parlato a casa sua e tu a un certo punto hai detto che quel take, quella ripresa, è durata 50 minuti, un piano sequenza di 50 minuti. Mi spieghi, appunto, mi interessa tecnicamente in che senso è durata 50 minuti? Come si gira una scena di quel tipo? Allora, guarda, io di nuovo l'istinto, perché nessuno mi ha insegnato come si girano le scene di sesso, ma le scene d'amore sono invece una cosa che io amo moltissimo girare, perché è un racconto di recitazione ed è un racconto di emozioni fortissimo, con delle grandissime potenzialità, con delle potenzialità boomerang anche, perché cioè, ti può tornare indietro se non è riuscito, sono scene sulle quali io passo molto tempo perché è un racconto spesso inesplorato. Molto spesso io vedo delle scene di sesso che non mi raccontano nulla se non di due corpi che in quel momento preciso istante si trovano molto vicine. E invece per me è un grandissimo modo di raccontare i personaggi, l'amore, le situazioni, i sentimenti, il contesto, ed è per questo che ci metto molta attenzione, molto cuore e molto istinto. La scena di Fiore Gemelle è stata una scena complicata da un certo punto di vista. Avevo due ragazze estremamente giovani che non erano attori, e quindi è difficile per uno che non lo fa di mestiere trovarsi nudo di fronte ad un altro che non lo fa di mestiere. Però cioè, io creo un rapporto molto vicino con i miei attori, molto materno quando sono così giovani. E dei due, dunque, il problema era anche che Khalil era molto religioso e aveva un attaccamento alla propria religione grandissimo, per cui la propria religione gli impediva la violenza, gli impediva la nudità di fronte a una donna, quindi è stato difficile anche la scena in cui lui doveva attaccare questi due ragazzi che stavano dando fastidio ad Anna, perché lui dice: ma io sono musulmano e la mia religione mi impedisce di essere così violento e dire quelle cose orribili a delle persone, no? In generale, poi persone che non mi hanno fatto niente. Poi questo, insomma, è stato un approccio molto
molto lento, molto intimo, molto di fiducia con lui, no? Stessa cosa per la scena di sesso, lui era preoccupatissimo, preoccupatissimo. Allora, intanto io ho fatto sciogliere del sapone nell'acqua affinché almeno la metà dei corpi fosse coperta da un'acqua non trasparente. E poi ho istruito Anastasia. E quindi lui è rimasto sorpreso da ogni azione, quella sorpresa, quel sentirsi perso, quella sua ingenuità è totalmente vera, perché lui non sapeva cosa sarebbe successo. E Ferran è stato un set chiuso, chiaramente Ferran con il focus puller sono stati dentro a quella stanzetta minuscola, umida, per 50 minuti, perché dovevamo cogliere tutte le asperità, tutte le dolcezze, tutte le insicurezze di questi due ragazzi nella maniera più reale possibile, perché raccontavamo di un ragazzo che si prostituisce ma che non ha mai fatto l'amore e di una ragazza che lo monda, diciamo, tra virgolette, no? Di tutti i suoi peccati, lavandolo e poi dandosi a lui in un atto che è di una purezza estrema e che nessuno dei due no, aveva mai conosciuto prima. Quindi li ho lasciati liberi. Stessa cosa è stata per la bella estate, avevo due adulti, cioè due giovani adulti, che si sono fidati ciecamente di me, sapevano che io non avrei mai avuto uno sguardo voyeuristico, che li avrei protetti, coccolati, e quello è un lunghissimo piano sequenza, dove io, dopo aver fatto discorsi, dopo esserci conosciuti molto bene, li ho lasciati liberi. Di raccontare una prima volta di una donna che troppe volte ci è stata raccontata in maniera molto edulcorata, non è così molto spesso, e soprattutto quello è un momento in cui Ginia non solo in un certo senso vive in maniera molto distaccata questa prima volta, ma se ne distacca e capisce che il suo desiderio invece è altrove. Era importante per me nella Bella Estate questa scena. E la soddisfazione più grande è che tante donne sono venute a dirmi: ma io mi sentivo così, anche per me è stato così. Perché c'è molta cinematografia che appunto addolcisce questa prima volta, non è sempre così piacevole. Cioè, è l'ingresso in un mondo per le donne nuovo che avviene anche in maniera violenta, dolorosa, scioccante, e volevo raccontare tutto ciò, no? E credo che Ile Vianello sia stata bravissima nel ricavarsi in quella sua prima volta, no? Era tutto un ricercare un ricordo, no? Di quella che era la sua prima volta, di quel corpo, cosa aveva vissuto in quella prima volta, e spero di essere stata estremamente realistica in quel racconto. Questo è quello che mi hanno detto quasi tutte le donne che hanno visto quella scena, perché è veramente raccontata da un punto di vista femminile. Assolutamente, assolutamente. Ma anche in Nudes ci sono delle bellissime scene di sesso. Scusa, perdonami, non mi ricordo i nomi, però il capitolo dopo Vittorio. Sì, la Sofia Fotini Peluso e Giovanni Maini nella gara. Esatto. Lì è anche stato, i ragazzi, sia Fotini che Giovanni, si sono completamente affidati a me, abbiamo riso, abbiamo parlato anche delle cose più spinose prima, e poi erano in quella casetta, facevano credo 0 gradi, noi eravamo coperti, cappelli, sciarpe loro nudi lì dentro con una stufetta, e lì ho capito la grande fiducia che mi hanno dato, si sono totalmente lasciati andare, si erano conosciuti 2 giorni prima, eh? Non è che ci fosse una particolare intimità o amicizia o confidenza. Quelli sono i regali che gli attori ti fanno quando capiscono in un certo senso la tua onestà e il tuo amore nei loro confronti, no? E questo loro l'hanno capito, ma la stessa cosa anche Nicolas Maupas con Ghere Mettolini nella scena che non è propriamente una scena di sesso, ma credo sia una scena molto sensuale, nel bosco sono mezzi nudi, si spogliano in un freddo tremendo e si sono fidati perché sapevano che l'avrei protetti come Alessandro Piavani e Ile Vianello nella Bella Estate, che non avrei mai montato delle cose che non gli facevano giustizia, che sarei sempre stata con loro, non stavo sopra di loro a guardarli, ma ero alla loro altezza.
E come lo spieghi al team creativo, al direttore della fotografia, all'operatore? Sai che la scelta di collaboratori è la scelta di persone che guardano il mondo come te. E questo mi succede con i collaboratori che ho avuto molto vicino e con i quali lavoro spesso. A volte non c'è neanche bisogno che gli dica delle cose perché lo sanno. I fenicotteri che passano in Fior Gemello, io non l'ho dovuti chiedere. Ferran stava girando una scena con Aniello Arena, io ero al monitor, a un certo punto vedo che la macchina si ribalta e dico è cascato il direttore della fotografia. Invece lui aveva sentito uno sbattito di ali, un battito di ali, e quindi ha lasciato la scena che girava, che l'avremmo potuta ripetere, e è andato a cercare quell'unico momento in cui passano tre fenicotteri. Perché sa, io sono andata correndo, felicissima, battendo le mani come i bambini, perché i collaboratori ti conoscono e tu conosci loro, alla fine il gusto diventa unico, no? Anche le cose la musica che Francesco Cerasi scrive per tutte le cose che faccio, è come se lui. Parliamo della storia, parliamo, lui già sa dove andare. E quindi c'è sempre un incontro a metà strada quando ci si conosce bene e quando ci si sceglie, soprattutto perché uno cerca di scegliere collaboratori che hanno uno sguardo come il tuo. Ci sono state delle critiche che ti hanno ferito. Sì, tutte, tutte, Però le leggi? Le leggi, le tutte. eviti? Qual è il tuo rapporto con le critiche? Guarda, io ho imparato a leggerle, certo che le leggo perché non voglio diventare ossessiva e perché fa male, perché poi diciamo nella realtà attuale che è molto diversa da quella già del 2009 quando io feci il mio primo film, ognuno può scrivere e dire, commentare, stracciare o esaltare un progetto di qualsiasi tipo e quella critica resterà lì per sempre, buona o cattiva, no? È il mondo dei social, no? Delle critiche buone o cattive online. Guarda, io non credo, io credo che chi ti dice che le critiche non lo toccano un po' menta, perché certo che ci toccano, lavoriamo 4 anni su un progetto, 3 anni, poi ci fai un po' la sforza e l'abitudine, diventi meno ossessivo e se ce ne sono 4, 5, 6 che sono buone, e allora bene, ce ne saranno 100.000 altre buone e 100.000 cattive. Io personalmente, sì. Ti mentirei se ti dicesse, ma non, se ti dicessi che non mi interessa, cioè che non mi importa, mi feriscono, però nell'età adulta bisogna imparare a assolutamente a convivere con i complimenti e con gli insulti, altrimenti non si cresce mai. Fa parte del gioco, immagino. Ho Assolutamente. l'ultima domanda. Dobbiamo fare un gioco. Siamo sulla macchina del tempo e riesci a fare un viaggio di 5 anni in avanti. Fra 5 anni, guardando la bella estate, guardando quello che stai facendo adesso e così via, cosa penserai dei tuoi lavori? Te lo posso dire con chiarezza? Io non riguardo mai, perché come l'ho finiti già penso di aver fatto solo errori. No, è molto raro che io riguardi le mie cose, mi piace andare avanti e quindi poi non so se in età anziana riguarderò tutto, ma nel momento in cui ho dato tantissimo a un progetto e ho lavorato su quel progetto tanto tempo, ho capito soprattutto gli errori che ho fatto, li capisci in un film solo quando è finito, no, è molto difficile che tu li possa poi correggere. Sono pronta per il nuovo progetto e quello che è stato, lo lascio lì. È molto difficile che vada a riguardare, mi piace andare avanti, tanto. Quando arriverà un giorno in cui no, mi siederò su una sedia e mi riguarderò tutto. Abbiamo finito. Grazie mille. Grazie. Ma grazie a te di tutto l'interesse, le domande, l'amore per il lavoro. Guarda, grazie, 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 veramente.